Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video di Milano Panoramica. Oggi mi trovo in via Silva all'interno del cantiere di Residenze Aurora, che è la torre e il complesso residenziale che vedete dietro di me. Questa è una torre da 70 metri, divisa in 19 piani. Se passate tra City Life e il Mico vedrete la facciata della torre Aurora completamente bianca, mentre l'altra parte che vi vorrei far vedere, che non tutti riescono a vedere perché è dalla parte interna del cortile, è tutta dorata con questa griglia. Tra l'altro noi anche qua abbiamo le webcam di Milano Panoramica che riprendono i lavori, però non sono pubbliche, non le trovate sul sito. Però magari vi faccio vedere una scena di timelapse della costruzione della torre. La torre ha raggiunto già la sua massima altezza già un anno fa e adesso i lavori stanno completando sulla parte bassa condominiale. Questa giornata splendida, infatti ieri c'è stato a Milano un vento fortissimo, finalmente vediamo un cielo molto molto azzurro, si vedono le Alpi, gli Appennini, si vede di tutto, quindi adesso vedremo cosa si riesce a vedere dall'ultimo piano della torre Aurora. Allora, questo è l'interno della torre, qua siamo al vano ascensori. È sempre speciale essere all'interno di un cantiere, perché poi questa torre, nel momento in cui sarà completa, sarà diciamo inaccessibile, diciamo accessibile solo a chi ha comprato l'appartamento, quindi essere qui è sempre un'esclusiva per me, che porto anche a voi sul canale. Olè. Okay. Grazie Renatone. Allora, sono all'interno del montacarichi, ci mette un po' ad arrivare su. 5 minuti per percorrere 19 piani. No, scendiamo a piedi, oppure ho un deltaplano nello zaino. Eccoci arrivati in cima alla Torre Aurora. Oggi è una giornata incredibile. Quando mi ricapita di vedere un cielo così a Milano? Pazzesco, ragazzi, pazzesco. Benvenuti in cima alla Torre Aurora. Giornata veramente spettacolare. Mi trovo qua all'altezza di 70 metri, si vede tutto. Oggi sono visibili anche tutte le Alpi, lì ci sono le Grigne, il Resegone, di qua si vede il Mico, il cantiere dell'NH, abbiamo il Vigorelli, City Life, lo skyline di Porta Nuova, si vede il cantiere del Nido, della Torre Unipol, qua si vede l'asilo di City Life, tutto il parco, i cantieri delle Libeskid Basse e di qua abbiamo l'affaccio su Milano Sud. Di là si vede l'altro cantiere che abbiamo di 6 Milano adiacente a Bisceglie, si vedono le due torri gemelle delle Gemini Center di Reply, lo stadio San Siro, poi vedrete qua una macchietta verde che è l'ippodromo di qua, bellissimo. Di là abbiamo la fiera e il portello. Una caratteristica di questa facciata di Aurora è proprio questa skin davanti ai balconi color oro, che dalla webcam che abbiamo di là, adesso vi farò vedere un timelapse che abbiamo generato degli ultimi 2 anni di cantiere, vedrete proprio come sale la torre. Prima la webcam era sulla seconda gru di Aurora, che è stata smontata circa 2 mesi fa, e questo è tutto il lato nord della torre. Praticamente questo è un attico con il balcone a 360 gradi su Milano. Vabbè, qua la mascherina potrei anche abbassarla, tanto sono solo. Eccezionale, ragazzi, eccezionale. Di là si vede World Joint Center, si vede anche il cantiere del nuovo Galeazzi, dell'ospedale. Altra torre riconoscibile, la Jax Tower, i Maciachini. Thank you.
questo è tutto il giardino condominiale. Hanno appena iniziato a piantare i primi alberelli e di qua si ha la vista, secondo me, più completa e più bella delle residenze Aurora. Allora, da questo video è tutto, se vi è piaciuto lasciate un like e iscrivetevi al canale di Milano Panoramica e al gruppo Facebook di Milano Progetti e Cantieri. Siamo già in 25.000 iscritti, si parla di cantieri, di Milano, dei progetti futuri, di trasporti, di viabilità. Vi lascio il link in descrizione, da Fra è tutto, alla prossima!